Amici, buona serata, SOS Bob Gear, ovvero rubrica di servizio fatta da noi, per voi, con voi, ma soprattutto con lui, Luca Ricci, che abbiamo cercato di collegare con un sistema che magicamente ce lo porta da Cervia qua in studio. Eccolo lì, ciao Luca! Peccato non vi possa portare la spiaggia, le conchiglie, gli ombrelloni. Vabbè, ma noi ci accontentiamo. Però. Ci accontentiamo della nebbia, qui sembra inverno, anzi poi magari qualcuno vedrà la replica, il tempo si sistemerà. Luca Ricci, presidente Automoto Club Romagna, grazie per essere con noi. Luca, abbiamo bisogno della tua consulenza rigorosamente gratuita, perché tu lo fai per il bene nostro, per andare a capire certi argomenti, annose questioni che contraddistinguono le nostre giornate di vita quotidiana spesa sulla strada, per cui multe, sanzioni, normative difficili da comprendere, il cittadino non sa più come muoversi, non sa più cosa fare. Ci sono tanti argomenti, io direi di lasciare all'ospite, cioè a te, al nostro gradito ospite, l'argomento con cui vuoi cominciare questa rubrica. Chiaramente c'è un numero in sovraimpressione, per cui se avete delle domande da fare scrivete, nelle prossime settimane Luca Ricci, io provvederò a farle avere a Luca, vi risponderà, per cui è un servizio che speriamo vi giunga gradito e soprattutto utile. Luca, dici tu da dove vuoi partire? Abbiamo benzina, monopattini, abbiamo cosa che abbiamo? Sì, costi la benzina, abbiamo la guida in stato di ebbrezza, abbiamo le multe degli ausiliari, abbiamo le targhe straniere. Scegli tu, io ti seguo. Io direi di partire con le multe degli ausiliari, perché sono quelle che sostanzialmente ci colpiscono più rapidamente in questo momento. Sono delle multe fatte da dei pubblici dipendenti, attenzione perché questo termine è importante, che sostanzialmente non fanno altro che andare su dei tratti di strada dati in concessione ai vari comuni o vari enti e praticamente controllano che in questi spazi dove ci sono delle soste a pagamento chi usufruisce di questo servizio paghi il servizio che gli viene concesso, quindi pagare il quanto è dovuto in base alla sosta che il veicolo di cui lui lascia il veicolo in sosta su quel punto preciso. Ora, dov'è il problema? Il problema è che purtroppo questi pubblici dipendenti, ripeto dipendenti, si prendono delle libertà forse molto probabilmente concesse dallo stesso sindaco di cui hanno a che fare, perché vengono da loro pagati direttamente o indirettamente tramite la società che ha in gestione questo spazio delle nostre strade, per fare cosa? Per rilevare infrazioni al codice della strada che praticamente, scusate, io qua sotto ho una chiamata, se ne cadalevi, che praticamente non sono di loro competenza. Perché? Perché le infrazioni al codice della strada possono essere rilevate solamente dai pubblici ufficiali. È una cosa diversa, non è un pubblico dipendente. Il pubblico dipendente è un qualsiasi cittadino che viene assunto da una pubblica amministrazione per fare un determinato compito. Non presta giuramento, non ha una divisa ufficiale, diciamo così, alla quale lui deve rispondere comunque in ogni modo davanti a una qualsiasi organo giurisdizionale. Il pubblico ufficiale invece è una persona che fa un corso, gli viene data una divisa, a volte anche un'arma, e che praticamente è sulle nostre strade. Quindi abbiamo dei compiti diversi. Il codice della strada parla chiaro, dice che le infrazioni al codice della strada possono essere rilevate solamente da dei pubblici ufficiali. Il pubblico ufficiale, ripeto, va a giurare davanti al prefetto la sua fedeltà, okay. Cosa che invece il pubblico dipendente non fa. Quindi il pubblico dipendente è sostanzialmente una persona che dovrebbe, pagata dal sindaco o dalla società che ha in gestione questi spazi delle nostre strade, andare a controllare se effettivamente chi ha usufruito di questo servizio paghi quanto dovuto. Dov'è il problema? Il problema è che lui, appunto, invece di contestare a chi sfora o non paga questo servizio il dovuto, prende e accerta e praticamente fa un accertamento come se la persona che avesse parcheggiato in questi spazi a pagamento avesse fatto un divieto di sosta. Non è una sua competenza, lui dovrebbe dire: benissimo, io ti ho trovato la tua macchina sul mio, su uno spazio dato a me in concessione,
nel quale io devo controllare, vedo che tu non hai pagato per mezz'ora o un'ora, tu adesso paghi la differenza o quello che è la sanzione amministrativa, che non è del codice della strada, perché tu hai sforato i tempi per quanto riguarda il tuo pagamento di cui tu usufruisci del servizio. Questo è un gravissimo abuso, cosa che viene ancora di più aggravata, come è successo dall'altra a Ferrari, è successo a me proprio personalmente. Io sono stato multato da un ausiliario del traffico mentre ero tranquillamente a sedere dentro la macchina al posto di guida, e questo mi è arrivato ieri, mi ha infilato la multa e poi è scappato via, e praticamente mi ha multato in un punto dove io avevo fatto una fermata e non era una sosta, ma questa sua presunta sosta era su uno spazio riservato ai motocicli. Il problema è che questo personaggio, questo ausiliario del traffico, più volte cercato, poi dopo mesi trovato, è entrato all'interno del corpo di polizia municipale, ha preso i verbali su carta intestata dalla polizia municipale di Ferrara e ha sostanzialmente scritto e firmato il verbale lui come se fosse un pubblico ufficiale. La cosa ancora più grave è che il comandante ha avallato come responsabile del procedimento questo verbale. Siamo okay. Finito ovviamente il Luca, scusa, tu hai citato questo caso e ti è successo, per cui è un caso personale. Testimonianza vuol dire che evidentemente potrebbe succedere anche in altri casi, in altre condizioni. No, è successo, allora, questo succede sistematicamente sempre. Quello che sto dicendo è che la mia reazione è stata, invece di pagare i 40 passa euro di multa per questa infrazione, ho fatto ricorso al prefetto, ho fatto la querela alla Procura della Repubblica, per dire che se non... Perché si continua in questa condotta? Si continua perché il controllore è quello che praticamente si deve controllare da se stesso. Chi è che controlla queste persone qui? Va bene, ok, però devi aiutarci a capire una cosa, dove questi, tra l'altro voglio specificare, no? Gran massimo rispetto per il lavoro che fanno, gente che lavora per cui merita il totale rispetto, però ci sono delle condizioni evidentemente noi non conosciamo, tali per le quali loro possano evidentemente avere completa giurisdizione, ad esempio credo sugli spazi riservati ai veicoli pubblici, giusto, all'ATM, motivo per il quale ci sono abbiamo visto anche delle divise, adesso vado a ripescarle, proprio marchiate ATM, cioè questi accertatori ispettori che vediamo hanno, diciamo, giurisdizione o possono intervenire solo in quei tratti di strada delimitati Non ci capiamo. Aiutami. Quelle persone che voi avete in questo momento fotografate qui, che sì, state facendo vedere adesso, sono dei pubblici dipendenti. Ok, ma questi non possono darci una multa per divieto di sosta, per dire, sulle strisce azzurre? Ripeto, non hanno titolo per poter sanzionare e applicare il codice della strada. Loro possono accertare un'infrazione, ma il vigile, sostanzialmente loro cosa fanno? Vedono una macchina che non ha pagato, è in divieto di sosta, loro cosa fanno? Accertano l'infrazione, però devono chiamare un vigile che venga lì, quindi un pubblico ufficiale che venga lì sul posto a sanzionare il veicolo. Questo lo dice il codice della strada, non lo dice Ricci Luca. È chiaro? Per cui loro non possono emettere sanzioni, questo stai dicendo? Allora, non possono applicare il codice della strada, okay. Perché le infrazioni del codice della strada sono applicabili solo dai pubblici ufficiali e non pubblici dipendenti. Perfetto, ma loro nel caso allora, scusami Luca, sempre per aiutare, questa trasmissione nasce per essere un servizio a chi ci ascolta, nel caso noi troviamo la multa firmata da un ausiliario della sosta, da un accertatore, perché io credo, li vediamo tutti i giorni, no? Ne staccano e come di matrici delle multe. A questo punto cosa possiamo fare? Sono delle mitraglie, perché una parte delle presunte spese di notifica vanno a loro come lavoro, per il loro lavoro svolto. Mi spiego, quando noi ci arriva una multa, la multa è per divieto di sosta fatta da un ausiliario, c'è la multa che è l'importo della sanzione al codice della strada, poi ci sono le spese di notifica, che noi sappiamo benissimo che una raccomandata costa 4-5 euro, però vengono caricati 14, 15, 16, 18 euro, anche 21 euro delle volte. In quelle spese lì, presunte spese di notifica, c'è anche la parte destinata all'ausiliario che ha elevato l'infrazione. Chiamiamolo un premio, chiamatelo come volete. Dov'è il problema? Il problema è che se questo verbale va a buon fine, l'ausiliario incassa i soldini.
Ho capito, però noi possiamo fare qualcosa se la contravvenzione ci è stata elevata da un ausiliario, questo voglio capire, Luca. Ma è chiaro che la mia reazione è stata, parlo della mia personale che vi ho spiegato prima, è stata veramente, veramente aggressiva. Tutti i cittadini dovrebbero accontestare tutto quello che è illegale. Arriva prima o poi che una procura della Repubblica o un giudice gli dà veramente torto, gli fa pagare addirittura anche le spese legali. Ma la legge è chiara, adesso abbiamo un onorevole che sta cercando di farla ancora più chiara, nel senso di non concedere in ogni modo a queste persone, a questi pubblici dipendenti, di elevare questi tipi di frazioni. Ma già la legge lo dice in se stesso. Se noi prendiamo il codice della strada, parla chiaramente, dice che le infrazioni al codice della strada possono essere rilevate solo dai pubblici ufficiali. Okay. E loro non lo sono. Va bene? Luca, guarda questa foto perché è emblematica. Noi, è vero, insomma, ci lamentiamo, le multe ci danno fastidio, ne pigliamo tante, troppe. Automobilisti vessati, poi parleremo anche di altri argomenti, per cui sicuramente verranno fuori le magagne a cui siamo sottoposti e che dobbiamo affrontare ogni giorno. Però è anche vero che siamo un popolo così, che parcheggia sulle strisce, che parcheggia contromano, che fa qualche pezzo sul marciapiede col motorino, insomma siamo noi. Questi due signori a tutti gli effetti stanno facendo il loro lavoro. Quello che mi hai detto è che loro comunque in questo caso non possono mettere la multa, ma devono chiamare la pattuglia, giusto? Esattamente, loro possono collaborare con tutte le forze di polizia. Se trovano una macchina in quelle condizioni, non devono fare altro che chiamare un pubblico ufficiale e fargli rilevare l'infrazione a lui. Ok, ammetti che quel signore vede dentro là nello sportello della banca di fronte, al di là del semaforo, li vede, esce e va via. Loro possono trattenerlo? La scampa, diciamo così? Assolutamente no. Cioè, loro possono trattenerlo? No. Possono trattenerlo lì? No, assolutamente no. Cioè, anche il pubblico ufficiale non ha titolo per trattenere un automobilista che ha commesso un'infrazione. Faccio un esempio, io ho una fretta tremenda, un qualcuno mi vuole accertare un'infrazione sul momento, io dico guardi, me la mandi a casa, io metto in moto e vado. Una volta che mi hanno identificato e che mi hanno visto la targa della macchina, io non sono obbligato a stare lì. Mi spiego? Io vado e poi loro mi notificheranno a casa il verbale. Ok. Va bene, per cui comportamento, cosa dobbiamo fare? Mettiamoci sia dalla parte del giusto che da quella dello sbagliato. Cerchiamo di fare i bravi cittadini, nel senso che dobbiamo cercare di fare il possibile per evitare di commettere delle infrazioni, perché l'infrazione di fatto porta un disagio per altri, oltre che per la stessa persona che lo commette, anche per altri, perché una macchina in divieto di sosta sostanzialmente mette in difficoltà i pedoni, mette in difficoltà chiunque transiti in quella strada, perché la tua macchina è in mezzo. Quindi bisogna fare il possibile di non fare questo tipo di infrazioni, perché ripeto, è un disagio per tutti. Ecco, poi ricordatevi che se la facciamo l'infrazione, è giusto che stiamo zitti, perché davanti ci troviamo una persona che sta facendo il suo lavoro. Se l'infrazione non è giusta, quindi è da contestare, abbiamo tutti i sistemi e tutti i modi per poterlo fare. Chiaro è che il cittadino inesperto oppure che si debba rivolgere a uno studio legale per avere la giustizia su una cosa che lui ritiene di non aver commesso un'infrazione, ha un problema economico non da poco, che spesso anche le sole spese di un eventuale ricorso al giudice di pace costa di più della sanzione. Okay. A me è capitato, ripeto sempre personalmente, una multa da 25 euro, che se la pagavo subito avrei pagato con lo sconto del 30% 25 giorni 17 euro, andare dal giudice di pace e pagarne 43 di contributo unificato. Cosa ci ho guadagnato? Ci ho perso, ma ho guadagnato perché ho avuto una sentenza positiva che ad altri possono essere utili, o comunque queste persone comunque hanno smesso di fare questo tipo di rilevamento di un'infrazione perché era illegittima. Questa volta gli è andata bene, ma se la prossima volta i giudici di pace si arrabbia perché continuano ad arrivare quelle infrazioni fatte in quel modo, che loro sanno dopo la prima che hanno perso che non è un'infrazione corretta rilevare in quel modo, a quel punto lì il giudice potrebbe anche arrabbiarsi e fargli pagare le spese. Casi rari, ma è successo. Va bene, Luca, ti fermo un secondo, guarda, ti lascio già con una foto divertente, ma tu stesso me ne hai girate alcune fantastiche di comuni che per
accaparrarsi dei fondi, no? Probabilmente magari che arrivano anche dall'Unione Europea, fanno delle ciclabili con degli alberi, dei platani in mezzo, dei pali della luce, per cui partiamo da lì se ti va, e poi parliamo anche dei monopattini, perché c'è questa nuova liberalizzazione, o comunque il tentativo di regolarizzare la circolazione di monopattini elettrici, hoverboard, tutta una serie di Segway, una serie di veicoli che, ahimè, secondo me potrebbero essere una soluzione parziale al miglioramento del traffico nelle zone urbane, però possono anche rappresentare un pericolo, perché insomma ne vediamo adesso cominciare a circolare, possono andarci in strada, non ci devono andare, sui marciapiedi, insomma tanti argomenti. Stai lì, torniamo tra un minuto. Dal 1997 il gruppo Fassina a Milano è la vetrina più completa e raffinata nel mercato delle automobili. Nei moderni saloni del Car Village di Via Grassi 98 e dello showroom di Via Rona 15 si possono ammirare tutti i brand del gruppo FCA. L'eleganza e l'inconfondibile stile Lancia, la versatilità e la consistenza delle vetture Fiat, la grinta e il blasone delle meravigliose sportive Abarth, il fascino unico al mondo delle vetture Alfa Romeo, con Stelvio e Giulia, nate per scaldare gli animi. E poi tutta la gamma delle vetture Jeep, nate per condurvi ovunque voi vogliate, non importa su quale tipo di strada. Prima di decidere, passatela qui al gruppo Fassina in Via Grassi 98 e in Via Rona 15 a Milano. Solo da Motostar, concessionaria Honda Milano da 41 anni, trovi queste offerte. Vai Simone! La mitica Africa Twin, colore 2018, perché nel 2019 cambia il colore dei cerchioni e soltanto il colore dei cerchioni, qui sono neri anziché color oro, come saranno per il prossimo anno. Abbiamo un solo esemplare disponibile, 11.990, nuova da immatricolare, ragazzi. Motostar ti aspetta negli showroom di Milano in via Caterina da Forlì 24 o in viale Certosa 282. Ecco un altro episodio della saga di Bob Gear che diventa SOS grazie a Luca Ricci, presidente Automoto Club Romagna. Cerchiamo di aiutarvi nella risoluzione di quegli enigmi legati alla circolazione stradale, alle sanzioni, insomma a tutto quel mondo che appartiene alla moto, all'auto e anche alla bicicletta. Partiamo con le ciclabili. Luca, non era previsto, ma ci è venuto in mente, ho detto, ma Luca mi aveva mandato delle foto divertenti, dobbiamo parlare anche di questo tema, perché ci sono delle piste ciclabili a volte incomprensibili, basta che andiate come sto facendo io su Google a cercare nei motori di ricerca, guardate questa che meraviglia con questa palizzata fantastica che proprio si interseca all'interno, dei veri e propri capolavori, no? Guarda questo con il palo della luce. Questa è proprio stupenda, no? Con questi ghirigori, questo anfiteatro disegnato proprio in prossimità delle strisce pedonali, attraversamenti pedonali. Luca, dici che mondo è, poi andiamo a parlare di monopattini. È un mondo veramente molto variegato, diciamo così. Purtroppo le piste ciclabili, quando è nato il codice della strada, non erano molto previste, diciamo così. Nell'82, quando è nato il codice della strada, che poi è diventato un codice della strada europeo, sta diventando un codice della strada europeo, le piste ciclabili non si sapeva nemmeno cosa fossero, la bicicletta non veniva quasi usata da nessuno, se non per stato di necessità, perché non aveva una macchina. Poi pian piano, anche soprattutto per via dell'inquinamento, piano piano le città si sono attrezzate di queste piste ciclabili che purtroppo vengono costruite, vengono fatte dove? Nelle stesse strade che sono nate invece per i veicoli a motore. Quindi vuol dire che sostanzialmente la strada che aveva una larghezza sufficiente per far transitare veicoli a motore viene ristretta per fare spazio a una pista ciclabile. Ora io qui vedo una serie infinita di fotografie dove la prima cosa che vedo è le dimensioni della pista ciclabile, che sono assolutamente inferiori ai minimi di legge. Quindi assolutamente diventa un problema circolare con una bicicletta in quelle strisce, anche perché poi quando alla fine viene ristretta la corsia di marcia dei veicoli a motore, quindi a sua volta crea un problema ai veicoli a motore. Sono convinto che in quelle strade così ristrette sicuramente il tasso di incidentalità è aumentato molto secondo me, perché non essendoci più una via di fuga, l'unica soluzione in caso di imprevisto è la frenata,
e non sempre è disponibile come via di fuga, diciamo come soluzione per risolvere un incidente. Perché queste piste ciclabili vengono fatte in questo modo, molto così, non dico quasi ridicolo, approssimativa, quantomeno approssimativa, ecco, per un motivo molto semplice, perché la comunità europea stanzia dei fondi ai vari comuni d'Europa, quindi divisi per nazioni, divisi per regioni, tutto quanto, per poter realizzare queste piste ciclabili. E sono fondi, diciamo così, non che se uno ha una tratta di strada di 10 km, ad esempio, o 5 km, vengono dati per fare tutti i 5 km. E se uno viene dato un fondo, poi tu comune, tramite la regione, devi capire qual è l'esigenza del tuo territorio e fare una pista ciclabile dove credi. Perché? Perché questi fondi poi ti consentono anche di rifare la strada. Quindi molti comuni hanno utilizzato questo stratagemma, questo aggirare la norma, costruendo delle piste ciclabili di fatto inutilizzabili, ecco perché poi il ciclista è costretto a girare sulla corsia di marcia dei veicoli a motore, dove praticamente il comune si giustifica dicendo datemi i fondi perché ho fatto una pista ciclabile, ma in realtà di pista ciclabile quello c'ha ben poco, anzi è un pericolo sia per i veicoli a motore che si trovano le corsie ridotte, sia le piste ciclabili, e cosa molto grave, questo ve lo dico perché noi abbiamo uno dei nostri avvocati che sta seguendo un caso molto scabroso, che il pedone non può stare assieme alla pista, al ciclista. Quindi quando vediamo per strada, e il 99% dei casi sono così, il pedone deve avere una sua corsia riservata e il ciclista deve avere la sua corsia riservata. Non possono essere messi assieme. Il codice della strada lo vieta. Ripeto, un caso scabroso, perché noi abbiamo il caso nel nostro studio legale di un bambino di 12 anni che con la bicicletta ha colpito il passeggino di una mamma con dentro il bambino, il passeggino si è rovesciato, il bambino si è graffiato la faccia nell'asfalto ed è rimasto segnato nel volto il bambino. Ora il problema è che il bambino ha 12 anni, i genitori del neonato che era dentro il passeggino ovviamente hanno dovuto richiamare il padre e la madre di questo bambino di 12 anni che stava ciclando. Qui abbiamo un caso di una pista ciclabile, c'è da dire che le dimensioni c'è una circolare fatta molto bene dal Ministero dei Trasporti che proprio dice come devono essere le dimensioni minime, come devono essere costruite. Una cosa molto importante, ecco, vedete questa pista ciclabile, questa foto che stiamo vedendo in questo momento, sulla sinistra c'è un cordolo che assolutamente è pericolosissimo. Provate a immaginarvi se il ciclista da una parte, adesso mi sembra di vederlo anche sulla destra. La destra, guarda, c'è il marciapiede, adesso se riesco poi te la ingrandisco, però non volevo fare dei casini. A destra c'è il marciapiede, adesso non proprio nel tratto qui in primo piano, dove c'è un tombino, come vedi, però poi si affianca al marciapiede, mentre sulla sinistra c'è quel cordolo che spesso viene messo per separare le carreggiate. Sì, viene messo per impedire la sosta selvaggia dei veicoli spesso. Il problema è che quel cordolo lì mette in difficoltà i veicoli a motore, perché se dovessero essere strisciati con le ruote di destra, la macchina si impazzirebbe, girerebbe a destra e andrebbe a invadere la pista ciclabile. E nello stesso tempo il ciclista, che per qualche motivo o anche al buio, magari perché la strada è poco illuminata, potrebbe andarlo a colpire perché non lo vede. Ed è un problema, no, il cordolo a sinistra assolutamente no, quello di destra sul marciapiede, se ben identificato e con delle barriere omologate, okay, può essere messo. Allora, scusa Luca, ti faccio vedere anche questa foto, perché questa, a parte che non è in Italia, forse mi sembrerebbe quasi America, però questa è corretta, giusto, con la sede dedicata alle biciclette, sulla destra, separata da una striscia bianca, la sede per i pedoni, giusto, dovrebbe essere così? È perfetto, se guardate la freccia è a senso unico, esatto. Vuol dire che questa qui, le biciclette vanno tutte in un verso e quindi questa è perfetta.
Ok, perfetto. Con la separazione il pedone non può andare sul verde, deve stare sul rosso, come credo sia abbastanza logico e intuibile. Ok, invece questa, hai voglia di parlarci di questi monopattini, come vedete questo articolo da alvolante.it, monopattini in città al via la sperimentazione, non alla sperimentazione, però va bene, sono questi veicoli, no? Gli hoverboard, che sono quelli con cui ti muovi a piedi pari, piedi affiancati con le due ruote laterali, c'è questo, c'è il Segway. Allora, il concetto, noi vogliamo capire, perché questo articolo spiega molto bene che devono avere una lucina, non possono girare quando l'illuminazione, quando scende la luce naturale, per cui non possono circolare dopo una determinata ora, dopo il tramonto del sole, vedete, mezz'ora prima del suo sorgere, non devono avere velocità superiore ai 20 km all'ora, e aspetta, devono avere un regolatore di velocità in grado di ottemperare al limite dei 6 km all'ora, per cui 6 km all'ora vuol dire che possono andare anche sul marciapiede? E altra domanda, possono circolare anche sulle strade insieme ai veicoli e ai motoveicoli? Allora, a oggi il codice della strada non consente a dei veicoli a trazione propria di muoversi sulla sede stradale se non assicurati e omologati, a oggi. Vuol dire che questo mezzo che voi vedete in questo momento, che vi fa vedere, non può assolutamente girare né sulla sede stradale, né sui marciapiedi, né sulle piste ciclabili. Per cui dove gira? Cioè, io voglio capire qual è la soluzione. Sono società che noleggiano, società come questa che li vende. Io voglio capire. Allora, possono girare solo in tratti, in zone private, non aperte al traffico. Faccio un esempio, c'è una fabbrica grande o un magazzino o un iper che magari ha i suoi dipendenti che si devono muovere per qualche motivo, possono usare questi sistemi qui, ma sulla strada oggi, con le regole e le leggi che ci sono oggi, assolutamente non è consentito. Ok, tu ritieni che sia giusto, cosa ritieni che sia giusto o sbagliato? Vi dicevamo prima, potrebbe essere la soluzione. Adesso sto utilizzando il filmato di questo Elbiz, ma giusto per farvi vedere dei mezzi di cui parliamo, però a tutti gli effetti tu mi stai dicendo che questo signore, dopo mi ascolterò anche cosa sta dicendo, non può circolare per strada, cioè non ci può andare in ufficio, anche andando sul marciapiede a 6 km all'ora, giusto? Assolutamente no, almeno con le leggi di oggi. Poi se qualcuno vuole tentare di fare una norma, di tentare di fare una norma o qualcosa per consentirgli di girare, secondo me non sarebbe una cattiva idea, anche perché uno che si muove con un mezzo del genere è sicuramente meno ingombrante di una bicicletta, perché quello lì lo chiude, se lo metti in uno zainetto se lo porta dentro. Sì, certo, ammesso Luca che non vada a 20 km all'ora sui marciapiedi, ma poi sappiamo che abbiamo a che fare anche con quelle cose lì, ricordiamoci il disastro avvenuto in America, insomma nei parchi, grandi parchi delle grandi metropoli, con biciclette pedalata assistita con delle prestazioni decisamente superiori a quelle di una pedalata tradizionale, incidenti anche mortali, parliamo di Central Park, parliamo di aree densamente popolate anche da bambini che sono magari al parco per divertirsi, per cui è chiaro che la soluzione globale possiamo togliere il faccione di questo signore, direi di sì. La soluzione totale per gli spostamenti evidentemente non esiste ancora. Questa è una bella idea perché non inquinano, però va a tutti gli effetti regolamentata. Adesso io non ho evidenziato nell'articolo di Al Volante nessuna soluzione definitiva al problema, se non forse quella di dotarli di targhino, casco per chi lo guida, però a quel punto i 20 km all'ora diventano pericolosi per la circolazione degli altri mezzi, no? A meno che il limite in città non venga abbassato ai 30, che potrebbe avere senso vedendo tanti come girano in città. Il problema non è l'assicurazione, non assicurazione, legge o non legge per girare, il problema è che le nostre città non sono state preparate né costruite per questo sistema di muoversi, no? E quindi praticamente ci troviamo anche, faccio un esempio, ci sono dei tratti di strada dove ci sono i marciapiedi, dei piccoli rialzi, che con delle ruotine così piccole, che vedete anche di questo mezzo, che in questa foto che stai facendo vedere in questo momento, potrebbe cadere le persone che ci sono. Qui basta un tombino, basta un piccolissimo tombino. Basta una buca, cioè abbiamo delle buche di mezzo metro, a volte delle strade, se ci vanno con due ruotine così, cosa succede? Chi paga? Certo. Dov'è la responsabilità? Questo è il problema. Chi paga? Le nostre città. Giusto. Le nostre città, appunto, le nostre città sono state costruite, sono storiche. A volte abbiamo città
di mille anni fa, che sono ancora lì. Cioè, come facciamo a girare con dei mezzi del genere? Va bene, chi paga è una bella domanda, perché te la voglio girare nel prossimo argomento, perché è stata data, è stato dato via libera anche alla sperimentazione in alcune zone del nostro paese, del nostro territorio, per la guida autonoma. Allora la domanda è: ma se succede qualcosa, Luca Ricci, chi paga? Tra un minuto torno da te. Mamma mia! Boom boom! È di Tali Fassila quella bianca! La mini Catman è di Tali! La Alice è l'azzurro! Non di Titoni questa! Wow! Anche qui! Salva! Sì! L'ho trovata! Marrone! Oh oh! È per il bagagliaio! Tali Fassina! Tali Fassina! Guarda mamma! Per essere davvero grandi bisogna saper restare sempre un po' piccini. Gruppo Fassina, in via Rona 15 e Via Grassi 98 a Milano. Entra in PB Racing e dimentica tutto quello che hai guidato fino a ieri. Scopri il mondo Lotus, fatto di auto elettrizzanti, nate per regalare esperienze di guida uniche ed irripetibili. Da PB Racing troverai tutta la gamma Lotus, dalla Elisa all'Exige fino alla superlativa GT, la Evora, in tutte le configurazioni di motore e allestimenti. Basta guidare auto noiose, guida l'emozione con PB Racing Lotus. Eccoci, ben ritrovati a SOS Bob Gear. Allora, caro Luca Ricci, adesso ti metto nelle beghe totali. Perché? Guida autonoma, tu sei, come sei, tu arrivi dalla terra dei motori, no? Perché sei uno dei nostri, passione per le cose semplici, no? I carburatori, i getti, quelle cose lì. In realtà ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la meraviglia, la guida autonoma. Io non vedo l'ora che arrivi la guida autonoma. Attenzione, ok, ai test in Italia, che bello. Tratti di strada pubblica nei comuni di Parma e Torino, cosa succede? Che qualcuno girerà con dei mezzi che a tutti gli effetti vengono guidati dal satellite, dai sistemi GPS, insomma da tutte le diavolerie elettroniche a cui tante società importanti multinazionali stanno lavorando. Ma quello che noi vogliamo sapere, perché tra l'America e Parma insomma c'è tanta distanza, finché lo fanno in America e noi non siamo là, va bene. Tanti incidenti sono successi anche oltreoceano e ovunque, in tutte le parti del mondo dove questi test stanno avvenendo. Se succede qualcosa e ci sono dei danni, speriamo non gravi, chi paga? Di chi è la responsabilità, Luca? Questa è una bella domanda. Diciamo così, è una cosa che deve ancora essere scoperta e quindi capita anche dai nostri giudici. Però in linea di massima, teorico, devo dire che il responsabile, se dovesse succedere l'incidente, in prima persona è il proprietario del mezzo, no? Se noi abbiamo una cosa, è nostra, se questa ci fa qualcosa, combina qualcosa, il responsabile siamo noi, perché è nostro. Poi, se è un problema del software o un problema di qualsiasi, non so, un problema satellitare, quello che vuoi, ma, dopo tocca al proprietario trovare e provare che la responsabilità non è sua. Ecco, quindi diventa una cosa un po' difficile, soprattutto ci vuole anche il buon senso, poi ci vorrà il buon senso dei giudici un domani, quando speriamo non succeda nulla, ma purtroppo no, purtroppo succede, perché è successo, e quindi bisogna anche cercare di capire bene la situazione. C'è stato quel caso del video della macchina che ha investito quella donna che attraversava la strada in America. Lei è spuntata proprio dal nulla, la macchina non ha fatto nemmeno in tempo a frenare. Chiaro, no, Luca, poi lo sappiamo bene, purtroppo gli incidenti succedono anche con noi alla guida, per cui non è che diciamo noi siamo infallibili, il sistema no. Però in una fase di sperimentazione così avveniristica, così all'avanguardia, è chiaro che forse c'è un rischio un po' più elevato, no? E poi meno legato a quello a cui siamo abituati. Io diciamo che personalmente la penso in questo modo qui, in sostanza che se l'autista conducente in quel momento è nelle condizioni di guidare psicofisiche buone, secondo me è meglio che guidi lui il mezzo. Faccio un esempio, può capitare a volte che una persona guida da solo, può stare male, può avere dei problemi, magari che non è in grado di guidare correttamente il mezzo, si affida all'elettronica.
ci può stare, ma secondo me il buon senso del conducente e dell'esperienza anche del conducente supera ogni programma, ogni software, ogni sistema elettronico che possa essere messo su un veicolo. Io la penso in questo modo qui. Va bene, Luca, c'è un altro tema che ci sta molto a cuore, poi nel corso delle prossime puntate ci torneremo sicuramente, il costo della benzina. Costo che sta lievitando, siamo in autostrada, vedi delle cose allucinanti, però è il caso della settimana scorsa all'interno di Bob Gear, abbiamo fatto presente, abbiamo mostrato una foto di due colonnine dello stesso impianto di rifornimento, la colonnina self costava 40 centesimi al litro in meno rispetto alla colonnina servito dello stesso impianto. Vuol dire, se fai due calcoli, sono 800 lire del vecchio conio al litro in più per il benzinaio che me la fa, ok? 800, facciamo il conto di 50 litri, fai il conto di cosa viene fuori ed è una cifra pazzesca, 20 euro su 50 litri, una roba del genere. Per cui io ti chiedo, come si fa? Cioè, a discrezione del gestore, è lui che decide queste tariffe, è la casa, nel fattispecie credo fosse IP, adesso poi se mi sbaglio vado a cercarvi la foto e ve la mostro, però credo che sia una cosa folle, come è folle che in autostrada la benzina costi più di 2 euro, si passano abbondantemente, però quel caso lì del servito con una differenza così tanta arrivo a dire che forse è il lavoro meglio retribuito dopo Ronaldo alla Juventus, no? O Messi al Barcellona? Beh, questo tipo di differenza di prezzo tra il servito e non è una libertà che viene data al gestore che gestisce l'impianto di rifornimento, quindi l'unica cosa che noi cittadini automobilisti possiamo fare è non usufruire di questi servizi se non ci aggrada, ecco, quindi io sono convinto che in quel caso che tu adesso in questo momento, purtroppo ce ne sono adesso non così eclatanti di differenza, evidentemente l'addetto non è che abbia tanta voglia di prendere in mano una pistola per andare a fare. Sì, è come dire, guarda, siamo qui, ma è come in banca, non ti vogliono più vedere allo sportello, no? Devi fare tutto in via telematica. Pensavo ci fosse magari un'associazione consumatori, qualcuno che a cui poter fare presente questi comportamenti, no, che credo siano veramente al limite del lecito. Sì, no, è il libero mercato, noi non siamo obbligati a servirci di un servizio, quando a questo punto se non ci va a pagare la differenza ce lo facciamo da soli. Io per principio non andrei nemmeno a fare carburante quando ci sono delle situazioni di questo tipo, perché veramente è una cosa ridicola, poi che ci vuole. Sai, ci sono tanti casi dove il libero professionismo o l'imprenditoria fa delle situazioni anomale, questo è dato alla libera, non so poi se la compagnia petrolifera viene a sapere che un loro addetto che vende dei loro prodotti fa dei ricarichi del genere in un servizio servito, non so se siamo contenta, io ho dei dubbi. Va bene, Luca, l'ultimo argomento di questa sera, poi ti lascio andare a riposare che sei stanco, vecchio, anziano, hai bisogno di recuperare. Guida in stato di ebbrezza, patente sospesa per più tempo, cosa cambia? Per la Corte di Cassazione, leggiamo da questo articolo, stabilisce un periodo più lungo nel quale l'imputato non può guidare dopo la revoca della patente. Io ti dico subito come la penso, guida in stato di ebbrezza, se è veramente un'ebbrezza grave, la patente io non gliela ridarei più. E mi ci metto anch'io, dovessi essere pescato, ubriaco al volante, non merito più di guidare. Per cui dimmi cosa è cambiato rispetto al passato, partendo dal fatto che secondo me è assolutamente giusto, dovevano allungarlo di più. È sempre il discorso all'italiana, no? Dove praticamente si dice, si è convinti che una persona faccia delle infrazioni, delle cose illecite, perché la sanzione è sempre, diciamo così, è ridicola rispetto a quello che uno fa, no? Non si risolve il problema, perché se una persona ha la volontà di bere e poi guida perché non è in grado di capire quello che sta succedendo, è inutile che stiamo qua a discutere poi dopo se invece di un mese, sei mesi, un anno o mai più la patente. Mi spiego, questa persona va fermata prima. È un comportamento da delinquente, Luca, è da delinquente. Esatto. Non lo metto in dubbio, però il problema è che
per strada, le forze di polizia si fidano più gli strumenti elettronici e ti mandano il verbale dopo 3 mesi. Poi se andiamo a monte e abbiamo degli strumenti e chilometri che non sono nemmeno omologati e hanno, danno i numeri come la Vanna Marchi quando uno fa il test, a quel punto ne discutiamo una vita. Mm-hmm. Ecco, prima, a monte c'è uno strumento che non è sicuramente affidabile, uno. Lo abbiamo provato più volte, abbiamo visto dei casi dove gli stessi chilometri dello stesso tipo, addirittura e di tipi diversi, danno dei risultati completamente diversi, se non opposti, alla stessa persona, sullo stesso momento. Okay. Poi abbiamo visto dei confronti tra analisi del sangue e l'etilometro ad aria, per capirci, che sono okay, completamente opposti. Quindi l'abbiamo provato, strumenti inaffidabili, uno. Secondo, non si risolve i problemi inasprendo le pene. A mio avviso, io non avevo fatto una proposta che sarebbe stata veramente, se venisse applicata, sarebbe il top, se venisse presa in considerazione, che è quella di dire: io ho la mia patente, che è una carta, la mia patente, e tutte le volte che vado a guidare la macchina, io l'infilo nella macchina, no? Come fanno i camionisti, sostanzialmente. Quindi cosa succede? Succede che se Ricci Luca o Franco è una persona che viene pizzicata con 0,51 d'alcol perché alla sera si diverte a bere, io cosa faccio? La sua patente non gliela faccio andare, cioè la macchina non gliela faccio partire dalle 8 di sera in poi, fino alle 7 del mattino, così lui può andare a lavorare, può fare il suo lavoro, e alle 8 di sera lui non parte. Non può guidare, ok. Sì, guidare. Giusto. Tecnologia al servizio dell'automobilista e al servizio della sicurezza. Esattamente. Che senso ha? Cioè, continuiamo a lasciare per strada della gente che può mettere in difficoltà, può fare del danno, perché magari lui è abituato a bere. Certo. Oppure se c'è qualcuno che prende l'autovelox, si diventa andare su veloce per strada, che prende una multa con l'autovelox, io ti dico: vabbè, la mia patente, io te la declasso, più di 50 all'ora tu non giri. Ok, Luca, solo per specificare agli amici che stanno seguendo, l'articolo 219 codice della strada dal 2010 ha introdotto il periodo di 3 anni in cui non si poteva richiedere una nuova licenza di guida qualora fosse stata ritirata per guida in stato di ebbrezza. Evitava che chi subiva la revoca della patente per gravi infrazioni poteva subito avviare le pratiche per rifare gli esami, per cui non è che te la ritiriamo che sei ubriaco marcio al volante, hai fatto dei danni e tu puoi andare a rifarla subito. L'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione distingue la revoca dalla sospensione cautelare, quindi nei 3 anni non deve essere conteggiato il periodo di sospensione cautelare disposto dalla prefettura subito dopo l'infrazione. Il tutto si traduce in un periodo maggiore nel quale l'imputato non può utilizzare l'auto, poiché il periodo di sospensione cautelare, che seguendo la tempistica del processo penale può durare anche diversi anni, deve essere sommato ai 3 anni di divieto di conseguire una nuova patente. Per cui diciamo che le tempistiche lunghe come la fame, tipiche del nostro sistema, vengono in aiuto e a danno del sanzionato, giusto? O delinquente in questo caso. Ovviamente, però sappiamo bene che fatta la legge, fatto l'inganno, fatta la trappola, fatta la via di fuga. Abbiamo dei casi di persone che hanno la possibilità economica di difendersi, dove riusciamo a illegare, l'avvocato riesce a fargli restituire la patente nonostante abbia commesso anche delle gravi infrazioni per via dello stato di ebbrezza, perché si riesce in un qualche modo ad aggirare la legge. Adesso non me lo sto a dire qui perché altrimenti sarebbe che tutti bevono, tanto sanno che... No, è il contrario di quello che dobbiamo fare, Luca. Secondo me noi dobbiamo fare... Io ripeto, secondo me la soluzione è molto semplice. Volete una patente tipo la smart card che noi mettiamo per vedere i canali TV, e poi io, se sono un bravo guidatore, ho 30 punti della patente e mi viene lasciata aperta, quindi certo, posso girare senza problemi. Se uno va troppo forte, mi viene beccato con l'autovelox, quello lì a quel punto gli si limita la velocità, io qualsiasi macchina guidi più, non so, di 50, di 80 non mi va, e quindi io posso andare a lavorare, posso fare la mia vita, ovviamente andando mi viene insegnato, fatto capire che commetto degli errori e quindi non devo ripetermi. Luca, un'idea geniale la tua, perché si potrebbe, tra l'altro, con la tecnologia attuale, visto le vetture che stiamo provando nei nostri test di Bob Gear Action, ormai forniscono indicazioni sui limiti di ciascuna strada che si sta percorrendo, per cui semplicemente, come dici tu, basterebbe interfacciare il sistema di lettura della patente di guida con il sistema di rilevazione dei limiti di velocità, e magari andando immediatamente a sanzionare
in maniera diretta la patente, no? Fino a quando inserita la vettura non parte più. Dico, è fantascienza, no, però è forse la tecnologia che potrebbe venire in aiuto veramente della sicurezza stradale. No, attenzione a questo, perché il limitare automaticamente la velocità secondo i codici della strada alla strada va bene, potrebbe essere giusto, ma potrebbe dare un problema, perché chiunque, ogni cittadino può, per motivi di emergenza, violare le norme del codice della strada. Per, non so, faccio un esempio, a me è capitato che io avevo la madre a casa invalida attaccata a degli strumenti salvavita, mi è arrivato un messaggio nel cellulare che praticamente uno strumento, un allarme era partito. Io ho dovuto prendere la macchina e violare le norme del codice della strada aumentando la velocità per arrivare a casa il prima possibile. D'accordo? Questo sì. È fortuna con un allarme. Sì, adesso... Allora, no. Si stava con casi limite, però esasperando, possono succedere, quindi no, secondo me è importante invece, faccio un esempio, anche come dicevo prima, dalle 7-8 di sera gli viene impedito la guida dei veicoli, come il sabato e la domenica. Ci sono i giovani soprattutto che sono abituati, si divertono a sabato e domenica andare fuori a bere e andare in discoteche a bere nei pub e così, chi purtroppo viene preso in quelle condizioni, gli viene insegnato benissimo, la patente dal venerdì sera alle 7 te la fermo e te la restituisco funzionante con la scheda al lunedì mattina alle 7 quando torni a scuola o torni a lavorare. Certo. Altrimenti tu sei senza macchina, tu sei senza macchina. Giusto. Luca, grazie mille, è arrivato il momento di salutarti. Ci vediamo settimana prossima, dai, se non ti siamo stati antipatici, se ti sei divertito magari ci rivediamo. No, assolutamente, è una cosa importantissima quello che fai, Franco. Io ti devo ringraziare, perché purtroppo molte volte qui lo notiamo, quando gli automobilisti arrivano col verbale in mano, comunque con le cose in mano, succedono proprio perché il cittadino, l'automobilista, non è a conoscenza dei suoi diritti e dei suoi tanti doveri che ha, ma anche dei diritti. Certo. E quindi è giusto che sappia questo, e il tuo lavoro, il vostro lavoro è importante come deve essere, quindi è giusto che facciamo questi interventi. Questi approfondimenti, perfetto. Se avete domande, ragazzi, il numero di sovraimpressione, scrivete, io poi riporterò le vostre domande a Luca Ricci, anche se avete argomenti particolari, li tratteremo ben volentieri. Saluto e ringrazio Maurizio Alba, Filippo Brancato e Pasquale Viscusi che sono dietro questo muro, e saluto colui il quale invece là con quel muro alle spalle, il suo cagnolino, il coniglio e tutti gli amici che ha in casa. Ciao Luca Ricci, grazie. Buona serata. Salve a tutti. State lì, perché adesso va avanti, andiamo avanti sulla 6 con lo spazio motori. Bye.